domenica 14 febbraio 2016, è il sesto giorno dell'intervento e niente, sono circa le 2 del pomeriggio. Tutto bene, direi, nel senso che fino a ieri sera avevo l'occhio sinistro che aveva ripreso quasi completamente la capacità di vedere anche in modo abbastanza nitido, con ancora un pelo di fotofobia, ma non eccessiva. L'occhio destro invece aveva sempre quella sensazione di appannamento e di difficoltà di mettere a fuoco. Questo appunto fino a che sono andato a dormire, ho fatto abbastanza tardi, fino alle 3 di notte più o meno è stato così. Stamattina mi sono svegliato tardi, però appunto già c'era un miglioramento anche sull'occhio destro. Devono ancora assestarsi, nel senso che faccio un po' fatica ancora a mettere a fuoco, ad abituarmi al vedere bene. È un po' come se fosse una sorta di presbiopia, nel senso che da vicino mi rendo conto che l'occhio deve un attimo assestare la messa a fuoco e poi c'è ancora un po' di questa sensazione di corpo estraneo dovuto alle lenti, che credo che siano ormai, tra virgolette, esauste, nel senso che sono, ce li ho su da 6 giorni, effettivamente cominciano a dare fastidio, devo mettere più spesso il liquido, le lacrime artificiali per umettarle. Quindi non vedo l'ora che domani finalmente mi vengano rimosse, in modo tale che comincio a capire cosa vuol dire vedere con i miei occhi nudi il mondo con, appunto, con questa nuova esperienza visiva. Niente, come dicevo ieri, sostanzialmente, vabbè, sabato ci siamo sentiti intorno all'ora di pranzo, appena dopo pranzo, 24 ore fa, poi nel pomeriggio diciamo che mi sono imposto di riprendere un po' la vita di tutti i giorni, anche se la visione non era ottimale, però ad esempio sono andato in palestra, ho fatto un po' di attività sportiva per riattivarmi, visto che erano 5 giorni che stavo sostanzialmente in casa, sul divano e a letto, quindi era veramente un po' noioso. E ieri sera ho ripreso anche a guidare l'auto, diciamo che non era facilissimo, nel senso che davano un po' fastidio i fari, visto che ho preso l'auto intorno alle 6:30, 7 di sera, quindi che c'era già buio. I fari delle auto che venivano incontro davano abbastanza fastidio, cioè erano un po' abbaglianti e creavano veramente un alone abbastanza grosso, abbastanza ampio, un alone di luce a ogni faro. E quindi appunto quello penso che sia ancora dovuto a questa fotofobia generale, e poi il fatto che comunque l'occhio destro era quello ancora che aveva questa sensazione d'appannamento. Quindi paradossalmente, se io avessi guidato con l'occhio destro coperto, avrei visto abbastanza meglio a livello di messa a fuoco. Ovviamente perdi la facoltà di percepire le distanze, le prospettive, perché non stai guardando con due occhi, quindi alla fine ho fatto meno. Però vabbè, ho potuto guidare per un quarto d'ora, giusto per spostarmi in zona, è stato fattibile. Oggi credo, adesso vabbè, è ancora giorno, c'è ancora luce, però credo che stasera potrò tranquillamente guidare con questo problema abbastanza ridotto, e credo che domani, con la rimozione delle lenti, il grosso sia sostanzialmente risolto. Basta, niente, questo è l'aggiornamento, basta, non c'è nessun tipo di dolore, di fastidio, sono appunto le lenti che si stanno un po' seccando e quindi vanno bagnate. Continuo a mettere il collirio antibiotico, ho smesso l'antinfiammatorio che era solo per i primi 3 giorni come da prescrizione medica, e continuo a mettere ancora per qualche giorno l'antibiotico, e basta, da domani appunto dovrebbe cambiare, si cambia un po' vita, nel senso che effettivamente l'occhio dovrebbe essere guarito a tutti gli effetti e iniziare a funzionare normalmente. Ci sarà ancora da mettere un altro collirio, che diciamo curativo, che per il prossimo mese aiuta l'occhio ad assestarsi, e poi tutto dovrebbe essere finito. Vediamo un po', aggiornamento appunto, credo un aggiornamento a domani dopo la visita dal medico, in modo tale che vi racconto com'è il mondo senza le famose lenti terapeutiche, e anche un po' vi racconto quello che mi dice il medico secondo il suo occhio clinico. Ok, grazie, ci sentiamo alla prossima.